Allora, io sono il sostituto commissario Rughetti Roberto, in servizio presso la Questura di Perugia, divisione Polizia Amministrativa. Vi volevo un attimo spiegare i fuochi d'artificio che si trovano in commercio. Questi che vediamo sopra il tavolo sono i principali fuochi d'artificio che noi possiamo trovare in commercio. Tutti i fuochi d'artificio devono essere venduti da rivendite autorizzate, quindi rivendite che sono soggette a una licenza prefettizia. È bene comprare i fuochi in queste rivendite autorizzate perché sono conservati come la legge prescrive. Innanzitutto bisogna specificare che cos'è i prodotti pirotecnici qui esposti. Questo, ad esempio, è un prodotto pirotecnico denominato torta pirotecnica. È costituita da una serie di cilindri, al cui interno c'è della polvere nera, e praticamente vengono attivati attraverso una piccola miccia. Bisogna stare attenti per quanto riguarda l'utilizzo di questi fuochi d'artificio e attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso che sono riportate nella etichettatura. Infatti tutti i fuochi devono essere etichettati. L'etichettatura è necessaria perché tutti i fuochi devono essere riconosciuti dal Ministero dell'Interno. L'etichettatura cosa riporta? Riporta la quantità di principio attivo e le istruzioni d'uso. Questi tipi di prodotti pirotecnici, sono prodotti pirotecnici regolari che noi abbiamo preso dalle rivendite autorizzate una volta che sono stati utilizzati. Questo è un altro tipo di prodotto pirotecnico. Forse tra questi presenti sul tavolino, questo è il prodotto pirotecnico più pericoloso, è un razzo. Per quanto riguarda l'utilizzo del razzo, bisogna stare molto attenti a predisporre il razzo in maniera corretta, nel senso che il razzo, come vedete, non può essere infisso nel terreno, ma deve essere collocato all'interno di un tubo metallico o anche di plastica, che deve essere ancorato al suolo, va inserito in questa maniera, va acceso e va mandato in maniera perpendicolare al suolo, verso l'alto. Un altro prodotto pirotecnico che bisogna stare molto attenti a utilizzarlo è il petardo. Il petardo non crea naturalmente effetti luminosi, ma solamente effetti sonori. Però deve essere utilizzato con cautela, va acceso e va lanciato molto lontano dal luogo dove ci troviamo, perché potrebbe creare dei grossi problemi.